Eccolo la differenza rispetto a Schmitt. Capire la storia come successione di ordini, di violente posizioni e di violente rivoluzioni, non è fare critica. Fare critica è uscire da questa logica, pensare a un'altra violenza, riconoscere questa violenza, pensare a un'altra violenza. Sono a disposizione della pura violenza divina tutte le forme eterne che il mito ha imbastardito col diritto. La violenza divina può manifestarsi nella vera guerra, nel giudizio divino della folla sul delinquente. Riprovevole è ogni violenza mitica che pone il diritto e che si può definire dominante. Riprovevole è anche la violenza che conserva il diritto, la violenza amministrata che la serve. La violenza divina che è insegna e sigillo e non è mai strumento di sacra esecuzione, è la violenza che governa. Die Waltende, quella che governa. Walten poi viene da valere, aver forza. Ecco, come vedete, scrive come dire, uno che non si cura molto di farsi capire. Un concetto come la vera guerra l'ha preso dai romantici. Sono i romantici che attaccano l'aggettivo vero a tutto quello che a loro piace, per cui c'è il vero Stato, il vero amore, la vera economia. Per cui si vede che ha letto i romantici. Però ha detto delle cose spaventose. Ha detto c'è una catena infinita di violenza mitica che consiste nel porre confini e nello sfondarli. E questa è la storia dell'umanità. E c'è l'esigenza di un'altra violenza che faccia saltare quella serie di violenze mitiche che è la storia. La violenza mitica è porre il diritto, porre la sicurezza come nuda vita, ridurre l'uomo alla pura esistenza. E naturalmente quando l'hai ridotto alla pura esistenza lo puoi benissimo sopprimere, perché sei padrone della vita dell'uomo, sei padrone. La violenza mitica consiste nell'impadronirsi della vita, nel ridurre l'uomo alla vita e nel dire la vita degli uomini è nelle mani del potere che lui chiama diritto. Tutto ciò deve essere distrutto. Questa serie di cattive eccezioni, teologia politica, cattive eccezioni, di violenza che si pone e si autofonda, è una violenza idolatrica, fatta di atti di violenza che pensano a se stessi come a Dio, ma in realtà non sono altro che narrazioni mitiche. Cioè, c'è la violenza di un profeta in questa parola, in questa pagina di Benjamin. Questi sono gli idoli. E adesso arriva Dio, che non è per niente il Dio della bontà, proprio il Dio della vendetta. E la sua violenza non è mitica. No, non è un idolo, è violenza pura. Quella governa, quello è il regno di Dio, un regno senza diritto. Sembra che abbia letto Carl Schmitt, dico sembra, non può averlo letto questa altezza, non può. Cioè, c'è proprio questa sintonia discorde. Andiamo alle tesi sulla storia. Vedete che qui teologia è tanto la cattiva eccezione quanto la buona eccezione.
certamente, è sempre, siamo sempre in una teologia dell'eccezione. Testo tardo, le tesi di filosofia della storia. Ed è tutta costruita sopra la teologia dell'attimo. Qual è il nemico? Lo sviluppo storico, che è lo sviluppo del sempre uguale, cioè della violenza mitica e della posizione di ordinamenti. In questo testo tardo, tesi sulla filosofia della storia, c'è da parte di Benjamin l'uso di un lessico marxista, quindi egli si definisce materialista storico e la sua tesi è che il materialista storico ha come obiettivo fondamentale quello di interrompere la storia, di guardare la storia come un cumulo di tragedie e di rovine e di interromperla, come un susseguirsi di catastrofi e di violenze. A questo punto non siamo più nel generico, sono le violenze patite dagli oppressi, e interromperle con la ultraviolenza della rivoluzione. Ultraviolenza che è niente meno che l'interrompere la storia. E l'interruzione della storia significa valutare la storia non come un continuum, ma come un susseguirsi di attimi, cioè in ciascuno dei quali può introdursi il Messia sulla base della escatologia ebraica, appunto. Un Messia che è portatore della spada, non è solo un redentore, ma il vincitore dell'anticristo. Il materialista storico vede il passato come un cumulo di rovine, certo, e tuttavia è capace di accendere nel passato la favilla della speranza. Perché il materialista storico è compenetrato dall'idea che anche i morti non saranno al sicuro dal nemico se egli vince, e questo nemico non ha smesso di vincere. Cioè il gioco, la posta in gioco è la reinterpretazione, la interpretazione del passato. Non la puoi lasciare alla autogiustificazione, alla mediazione. Non puoi lasciare che il logos emerga dall'immanenza. Eh no, dall'immanenza emerge solo il racconto dei vincitori. Devi essere capace di guardare il passato con l'occhio di chi vi vede rifulgere momenti, attimi, faville di speranza, nella speranza che prima o poi il Messia passi attraverso un attimo e interrompa il corso del mondo.